Bella a tutti ragazzi e buonasera, bentornati, buon Natale, tanti auguri, siamo al 23 dicembre, sì, siamo quasi alla vigilia, ma ve li do prima perché non me ne frega un emerito, cavolo. Allora siamo qui di nuovo, chi siete, dove non siete, non ci siete, non me ne frega niente, io continuo ad andare avanti, strimmo, strimmo, strimmo fino alla morte, zero spec, don, I don't give a fuck. Senti, io non so se manco se il microfono funziona perché non so se l'ho cambiato, succede un casino, sono povero, non me ne frega niente di nuovo, ve lo dico. E nel frattempo devo capire se sta funzionando il tutto. Fermi un secondo e lo scopriamo. Allora, andiamo, impostazioni. Dovrebbe essere qui, audio schermo. No, com'era? Vediamo un attimo. Era audio schermo, raga. Dispositivo. No. Sì, credo. Sì, regola. Regola. Ok, Ok, sa, prova. prova. Io Io lo lo metto a metto a palla, sti palla, sti cavoli. cavoli. Sa. Sa. No, però si Ora si sentono i sentono rumori di rumori di sottofondo. sottofondo. Così Così non non arriva arriva rosso rosso soltanto soltanto se se urlo, urlo. aspetta. Aspetta. Sa? Sa. Sa, sa, Sa. sa, sa. Sa. Messi, Messi, Neymar, Neymar. Messi, Messi, Neymar, Neymar. Messi, Messi, Neymar. Neymar. Messi, Messi. lo Lo vedi, vedi troppo troppo alto, alto, zio. zio. Proviamo Proviamo così. così. Messi, Messi, Neymar, Neymar, Messi, Messi, Neymar. Neymar. Perfetto. Perfetto. Guarda, Guarda, non non ti intichiamo chiam più. più. Tac. Tac. Messi, Messi, Neymar. Neymar. Va bene, dai. Ce lo facciamo bastare. Let's go. Allora, che c'è col gioco bonus? Ah, stavo davanti alla porta, raga. Dai, 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 che lo vinciamo sto rigore. Voglio stappare una birra. Voglio stappare una birra perché è Natale. Anche se non era Natale la stappavo uguale, sti cavoli. Un attimo, signor rigorista. Stia buono lei. Auguri! Oh shit. Oh fuck. Oh pack, ho detto, pack. Non mi bloccate la live, ho detto oh pack. Solo che si sente male, sto microfono sembrava una F. Ma chi è questo castolo? Ma che cazzo è? Yeah! E mo che succede? A me in parte non è la prima volta che finisco questa serie di gioco dell'oca. Torno alla prigione. Torno alla prigione, sono della Juve, c'è scritto. Sei della Juve, torna alla prigione. C'è scritto proprio così. Il gioco dell'oca dovrebbe essere così. Sei della Juve, torna in prigione, salta un turno. È goliardico, satira, non vi arrabbiate, che è qua, capirai, gol totali, vabbè, che ci dobbiamo fare, dai, dai, facile giocare, oh, andiamo a fare campionato difficile, regà, è difficile, ma guardiamo un attimo la posizione in classifica, vediamo un po', fammi prendere tutto, che è tutto buono qua. Allora, partita, campionato, vediamo raga, aggiornamento live più recente applicato, potrebbe essere finito, vediamo un po' se è stato cambiato qualcosa, come sembra. Chi mettiamo raga al centrocampo? Perché li voglio far salire. Questi stanno tutti al massimo. Devo far salire la gente, capito? E ti voglio dire. Intanto vediamo se qualcuno ha.
Scusate, ma iniziamo, raga. La mia squadra. Giocatori. Vediamo, vedi qualcuno sì. Sì. Perché così addirittura? Ma dribbling 92, possesso stretto 83, passaggio la terra, finalizzazione 85, non me lo fa modificare più, che cacchiarola. Non è che puoi mettere tutta l'attenzione, capito? L'hanno regolato sto gioco, non puoi fare tutto 99, cioè li devi distribuire in base all'esperienza che ha ricevuto il giocatore. È FIFA questo, ed è pure gratis, ma che cacchiarola vogliamo di più? Perché dice c'è ancora uno? Ma non posso mettere la difesa, zio, cioè. Il salto posso mettere. Però no, porca miseriaccia, dai. No, 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 c'è qualcosa che non va. Perché? Perché? Non capisco, boh. Come sta la difesa? No. Bello sto giocatore, raga. Vai Stefan. Scusate raga, mi sono tutto allungato per prendere il telefono, fa tutti i rumori strani sicuramente, fa tutti i rumori strani, ho messo il microfono a palla. Allora Stefano, vediamo che puoi fare. Allora io ti metterei un po' più difensivo. No, in verità no, però. Più difensivo no, però. Aumenterei un po' la velocità e poi ti metto il tiro e uno di dribbling. È bello stabile, dai.
sbagliato. Kovacic. Vediamo un po' Kovacic. Pure Go che è forte, però ce ne sono tanti forti. Guarda che pippa coso qua, tiè. Dopo vince questo.
Vai, professionista. Oh, porca miseria, stavo spingeggiando per sbaglio. Vai, professionista. Let's go. Roma Sassuolo. Appassionati del gioco, non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Questo è lo stadio della capitale, la dimora perfetta per un club importante come la Roma. Si comincia. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. E Sharawi. Mbappé. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Adesso possono ripartire in contropiede. Sceglie di andare per via verticale. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Mbappé. Bailey. Cerca spazio. Scusate se non parlo, raga, ma sto messo male in classifica, mi sto concentrando. L'ho messo veramente male. Sono tipo scusate. Scusate ragazzi. Vediamo se riescono a sfruttarlo. Secondo palo, vai. Dalla dietro. Mannaggia a te, Mbappé. Mamma mia, Stefan. Bailey. Quanto è bravo Stefan, a me gli piace un sacco. Sì, Fabio, sono scesi in campo desiderosi di fare bene. Non hanno perso tempo e vogliono ottenere un buon risultato. Cerca aiuto nella zona laterale. Ah. Matteo Sorriga. Tolian. Occhio al tiro. Ha messo. Quando va, è a Tolian. Il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Kane. Messi. Occhio a pallare. Occhio al tiro. No, questo è tremagnato Messi, cazzo. Suggerimento ricevuto. Si era inserito benissimo sul filo del fuorigioco. Che te sei magnato, Messi. Avrebbe potuto concludere meglio, ma resta una bella azione, Fabio. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. È in ottima posizione. Berardi. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. Non è stata certo la miglior giocata della sua partita. Occasione per il contropiede. Bailey.
Speria. Vince il duello, la fa sua. Manda il difensore al bar con una finta e se ne va. Che cazzo, le fanno più a tutte. È stato un intervento disperato ma efficace. Il loro secondo corner del match, ancora 0 per gli avversari. Bravo, bravo. Aveva margine per fare meglio Fabio. Da lì uno come lui deve almeno trovare la porta. Ma non rompe, sta zitto, porta Iella. Bravo Pellegrini, bravo. A differenza che la realtà che sta a fa schifo, almeno nel gioco sei bravo. Stai a fa schifo, allora io ti voglio bene, ma stai a fa schifo. Mamma mia, bravo Kvara. Quali sono le tue considerazioni, Luca? Secondo me si vede chiaramente. Non vedi che squadra che mi sono comprato? Tiè, sono una squadra perfetta. Scusate. Via la palla in calcio d'angolo. Sceglie di battere corto. Va via il dribbling. La mette in mezzo. Allontana la sfera, guadagnandosi un attimo di respiro. Passa il pallone. Matteo Serriga cerca di sfruttare gli spazi laterali. Dimostra una calma olimpica nel suo intervento. Intervento difensivo molto solido qui. Non si sono fatti superare dal suo resto. Bravo, va bene. È davvero complicato trovare il varco giusto in mezzo a così tanto traffico. Chi ce va? Porca miseria, oh! Pera, miracolo di Bulka! Allora quanto corre Bailey. Me ne vado sempre con Bailey, io. Buona sua progressione. Accelera sulla destra. E passa. La butta dentro. Ma che era? Ma tira col piede. Che era sto tiro di testa sbilenco? La gioca a sinistra. Che stai a fare, Elisa? Ti stai fermo? Fai il bravo, amore, Scusate, ce l'ho col cane. Guarda questo, oh mio Dio. Oh mio Dio. Dai. Col magnato col subire. Sono un cretino, però io sono un cretino. Ma lo è. Mo devo fare qualche cambio, ragazzi, nel primo tempo. C'è qualcosa che non va. Volevo Esharawi, con tanto bene che gli voglio, però vado a mettere uno che è un po' più una punta. Metto Ronaldo, metto. L'Oriente. Nasconde il pallone all'avversario con una magia. Allarga il gioco con pallone a sinistra. C'è spazio per ripartire, possono sfruttare. Lorenzo Flores non si passa, salva la sua porta. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Primo tempo che si conclude dunque qui. Tanto impegno visto finora da entrambi i lati, ma poche emozioni e poi di nuovo. Che scavo. Visto dell'arbitro, il risultato è inchiodato sullo 0-0. Adesso sarà interessante. Che faccio? Levo Bellingham, raga, che non sta più a una palla, raga. Non sta più a una palla Bellingham, raga. Allora, intanto io farei una cosa, guarda. Metto Messi qua, trequartista, Pellegrini centrocampista. E poi faccio così, guarda, raga. Fidatevi di me. Fidatevi. E a Kane gli faccio fare ancoraggio. Vedi, impedisce ai giocatori selezionati di allontanarsi orizzontalmente dalla propria posizione. Per esempio, la prima punta rimarrà in posizione centrale e le ali non si accentreranno. Quindi Kane mi fa da sponda, Mbappé non mi fa il cretino a marcare entrando dentro. Perfetto, vai. Poi questo qua proviamo offensivo, chi mi fa fa? Messi offensivo? Facciamo Messi offensivo.
pure Kvaratskhelia, mamma mia, le scatole che è fortissimo, non sta più una palla. Vai, Oyarzabal, cambiamo proprio il lato sinistro. Vai, scelgo te. Guarda che Oyarzabal è fortissimo pure. Kvaratskhelia non mi sembra tanto in forma, ti dico la verità. Sostituzione per la Roma, numero 8, numero 79, Sostituzione Petruzia. Inizia il secondo tempo. Il numero 21. Beh Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Ah, gliel'avevo presa, cavolo. Vai, vai, vai. La gioca sulla destra. Bravo, mamma mia il Sharawi. Mamma E' mia il Sharawi. Sharawi. Palla recuperata. E ora possono ribaltare rapidamente l'azione. Prova a superare la difesa con un filtrante. Può tentare. Bello, Consigli. bravo. Non si passa. Ottima parata. Non c'è che dire. Il portiere è rimasto Che lucido e ha azione, reagito raga. bene. Siamo proprio forti. Siamo proprio forti. Non so cosa ho dovuto fare per farla sta formazione. Voi vi sembra facile averla fatta. Ho tribolato per averli tutti quanti, raga. Solo un Mbappé l'ho preso E facile con i questo punti. sono tre gli angoli della Tipo loro i partita. gettoni d'oro. Avversari bloccati a Roma. Mbappé e Ronaldo l'ho presi facili. Libera tempestivamente. Oggi non gli danno da meno. Sbagliato, La raga. marcatura asfissiante su questo giocatore sta funzionando, anche se c'è inevitabilmente il rischio di lasciare scoperti altri spazi che i suoi compagni possono sfruttare. Poi qua c'è il tiro potente, ho capito, quadrato di R2, ancora lo devo Sembrano provare. esserci cambi nella formazione. Credo però sia da Comunque, se dovesse fermo. tornare sul terreno di gioco, sarà una squadra diversa. Se non altro, un cambio nella sosta dà più tempo all'allenatore di impartire alla squadra le nuove disposizioni. Mbappé! E va a colpo. Parata notevole, non era facile. La allontana come meglio può. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Teufel. Bailey commette un'infrazione prontamente sanzionata dall'arbitro. Un'ammonizione che E non che ho sorprende più di fatto? tanto. Spalla a spalla, fuori tempo sì, ma dai, addirittura il giallo no. Questo mi hanno regalato proprio questo L'attuale giallo, arbitro Gigi è di non è giusto, Teofilo Teufel, regà. numero 7 spettatori. Non lo cambio, Beli, va. Cerca la palla da Questo Bailey mi vogliono. raggiungibile. L'intelligenza artificiale mi vuole buttare Arriva fuori il momento Beli, del me primo lo cambio, levo. serve mischiare un po' le carte. La Il meretta me lo difensore vuole sempre buttare più quando fanno presto, così, l'allenatore ricorre alla sfida per che te trovare il ammonisce per ritmo. nulla, te lo vuole buttare fuori. Allora io tolgo Messi e metto Musiala. Poi fammo così, raga. Datemi retta. Sostituzione per la Roma, numero 10, Messi, numero 32, lasciano il campo per
il numero 42, il numero 18, Cristiano Ronaldo. Famo sto gol, oh. Grande movimento nello spazio. Mannaggia Cristiano Ronaldo, guarda che cazzo di passaggio che ha fatto. Oh no Cristiano, sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Ma dovevi ripiare. Decide di allargare il gioco. Mikel Oyarzabal. Palla filtrante per Cristiano. Ma che era? Tiro davvero troppo debole. Ha preferito no, evitare la conclusione nonostante fosse molto lontana. Oh, mi sei impallato tutto. Scusa, oh, mi è andato tipo un attimo di lag, raga, mannaggia la miseriaccia. No! L'hai visto quando si muovevano i giocatori, raga? È un gol che mette una forte ipoteca sulla gara, c'è poco tempo. Sto Berardi del cacchio. Smarcatissimo, non c'erano dubbi che l'avrebbe messa. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è no. Stata del calcio. Oh, dai, muovite, va. Allarga il gioco a destra. Berardi. Mannaggia la madosca di sto Berardi. Si esprime in un buon intervento. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava Fabio. Cristiano Ronaldo. Sfugge l'avversario con un numero. Cristiano Ronaldo, crossa. L'arbitro interrompe l'azione. Credo sia fuori gioco. Non c'era il fuorigioco, solo la capoccia stava avanti. Per come si è messa la gara, devono capitalizzare al massimo le occasioni che gli arrivano. Mannaggia, abbiamo perso pure questo. Manco le puoi rifare queste partite, lo sai, se la perdi la perdi. Non la puoi rifare. Ma che FIFA questo. No! È una grande occasione fallita questa, potevano pareggiare. Un po' vedere se c'è qualche cambio. Devo fermare quel Berardi. Lo devo fermare. Intanto. Mannaggia. Non posso fare più cambi. Attenzione al tiro! E ancora!
Sì! Finalmente il gol di Zaleski! No, non è Zaleski! Oh, Arzabal, mannaggia, pensavo fosse Zaleski! È vero, perché prima c'era Zaleski il 22. Oh, Arzabal, grande Arzabal! Grande Arzabal! Michel Oyarzabal. Amore di papà, che stai a fare tu? C'è il cane che mi viene addosso, carino. Amore di papi, che vuoi? Fai bravo. Chi è fuori? Cani? Vuoi cercare? Vai fuori, mettili un po' fuori, va. Vuoi giocare con i cagnolini, va? Vai a giocare. Si riparte. Dai, dai, che gli dobbiamo fare 2-1, dai, che ne abbiamo vinto ancora, oh. Abbiamo solo pareggiato, eh. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte. Non so perché ero convinto di sta 1-0. Bene, raga, è lui che è cotto, è stanco. Sono praticamente tutti lì. Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo. O forse il colpo di fortuna decisivo. Cristiano Ronaldo. Pallone verso il palo. Palla di testa. Ah, quasi. Bene, ma ha mancato il bersaglio. L'allenatore non sarà che l'attento. Stanno temporeggiando troppo, hanno bisogno di guadagnare campo. Divian prova a darla profonda nello spazio. Ha fatto bene il passaggio con un bel movimento sulla fascia. Qui c'è Chivo. No. Si dice le cose belle si fanno zitto, aspettare. Zitto, una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. A volte quando ci si avvicina alla porta le energie spese fanno annebbiare la vista. A lui evidentemente non è successo. Eccellente prestazione e tira, ma no, io non ci voglio credere. Sono in vantaggio, devono gestire in questi lunghissimi minuti finali. De Fiel se ne va. Dai, dai, 3-1, dai. Porco Dio. Porco Dio, porco Dio. Ora doppio vantaggio per loro. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Non l'ha passata. Che grande parata. Oddio. L'arbitro dichiara che è arrivato l'epilogo del match. E così hanno lasciato i 3 punti agli avversari con una grande giocata. Troppi errori. Alla fine, questo è il risultato che ci può. Per concludere l'analisi, a te invece che partire è sembrata, Luca. Ancora in una prova decisamente scarsa di fronte ai loro tifosi. Ho visto una squadra scomposta, poco determinata, nervosa, davvero una brutta prova. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Grazie e a presto, Fabio. Per il loro appassionato sostegno.
la grandissima infame e basta, fumo la mia erba tutti i giorni, brutta infame. Yeah.